La protagonista di oggi è Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarini è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice, ballerina, cantante, insomma, è veramente eclettica nella sua carriera, ha davvero incontrato tante diverse forme di arte e quindi vogliamo subito vedere, visto che a noi interessa lei come ballerina, una sua performance. Let's go! Ed ecco che l'abbiamo vista in una delle sue canzoni, perché come vi dicevo prima è anche una cantante, non solo una ballerina, e questa canzone era La notte vola. Abbiamo visto un pochino di danza, in questo momento ancora poca, ma ho riservato per voi tantissimi altri video in cui lei danza, in cui troviamo lei e Ether Parisi, che erano le due rivali storiche del tempo, e anche poi vi riserverò una parte in cui andremo a conoscere meglio due stili di danza, ovvero l'hip hop e il jazz, e vedremo da dove si originano. Perché? Perché vi dico l'hip hop e il jazz? Perché c'entrano moltissimo con il tipo di danza che lei fa. È chiamata dance pop. Questa dance pop si origina intorno agli anni 70 e 80 e si origina proprio da quello che è il disco di vinile. È una combinazione di danza pop con delle influenze disco, pop disco, quindi già avete capito da quale background arriva, ed è caratterizzata da forti beat e da strutture molto semplici. Possiamo dire che è importante comprendere questo stile, quello, lo stile in cui lei si butta, perché ovviamente riusciamo a capire meglio anche quali sono le influenze, perché fa determinate coreografie e quindi che stile hanno tutti i balletti che vi farò vedere dopo. Ma perché abbiamo preso proprio Lorella Cuccarini? Innanzitutto perché lei è in questo momento, diciamo, sotto la lente di ingrandimento insieme alla Celentano. La loro coppia, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, scoppia in questo momento nel programma di Amici. E andremo poi in successive live a mettere noi sotto la lente di ingrandimento anche Alessandra Celentano e poi la coppia in sé, per parlare anche un po' dell'insegnante di danza, la figura dell'insegnante di danza e che cosa possiamo trarre da questa loro, diciamo, diatriba, queste due anime. Ma la prendiamo in considerazione anche perché lei inizia danza a 9 anni e inizia a studiare danza classica nella scuola di Enzo Paolo Turchi, che era diplomato al San Carlo, ma era già uno dei ballerini televisivi molto molto affermati. Ecco perché lei da una formazione classica si sposta in televisione, proprio perché ha questo aggancio e perché ovviamente è brava, viene notata da Pippo Baudo, quindi da lì inizia tutta la sua carriera televisiva. Andiamo a vedere adesso un nuovo video. Magic 1989. Bene, l'abbiamo vista nella versione sempre della Notte Vola cantata in inglese, che è proprio una sua canzone, quindi è originale, e la vediamo molto cool nel suo stile. Si diverte e a me fa ballare ovviamente, no? Questa musica
molto molto improntata la sua performance anche sullo show televisivo, che è completamente un altro mondo, ha altre dinamiche rispetto a quelle del teatro. Infatti questa sua carriera è molto incentrata proprio su quello che è lo show, e quindi vediamo sia la dance pop e vediamo anche proprio la sua presenza, i suoi primi piani, questo suo sguardo che cattura, che è proprio fatto per la televisione, perché invece la tipologia di movimento, la tipologia di danza, la tipologia di approccio con il pubblico e l'espressività sono ben diverse in un teatro, perché ovviamente non abbiamo mai il primo piano in teatro, visto che gli spettatori comunque sono collocati più lontani rispetto al palco, e quindi abbiamo tutto un altro tipo di gestualità, tutto un altro tipo di dinamica, e anche l'utilizzo dello spazio, perché abbiamo delle telecamere che ci seguono in televisione, e invece in un teatro, su un palco, abbiamo tutto il palco da riempire. Quindi sono proprio due modalità di movimento, modalità di porsi completamente diverse. Questo dance pop, vi dicevo, coniuga diversi stili di danza. Possiamo ritrovare delle tracce di hip hop, delle tracce di jazz, e che poi la porteranno anche poi a sviluppare il musical, come porteranno il corso della storia a proprio sviluppare quello che è il musical. Di questi stili andremo a parlare dopo. Adesso voglio farvi vedere un'altra performance, Bellezze sulla nave 1991. Fisicamente è davvero pazzesca, ha un fisico bellissimo, delle linee molto eleganti, longilinea, molto molto bella. Fisicamente davvero si vede che ha lavorato molto il corpo e che ha un'impostazione classica. Non me ne voglia tutti quelli che non amano la danza classica, ma io sono convinta che la danza classica ti dà qualcosa, una base, qualcosa in più proprio per portamento, per eleganza, e si vede che lei si è formata in quel campo. Nonostante ciò è molto sensuale, si sa muovere molto molto bene. Vediamo, rintracciamo delle tracce di jazz già qui. Guardate, jazz, alcuni pas de bourrée, alcune slide, sono proprio tipiche del jazz. E adesso voglio farvi notare il suo sguardo, uno sguardo molto accattivante, molto attraente, tant'è che adesso a volte quando la guardo non sembra neanche lei per tutta questa partecipazione che aveva, questo coinvolgimento che aveva, ovviamente era perfettamente nella parte. Come vi dicevo, ovviamente le dinamiche sono dinamiche completamente diverse rispetto a quelle teatrali. Ecco perché secondo me possiamo paragonare lei ad Alessandra Celentano proprio come due anime diverse, perché la Celentano ha un altro tipo di formazione e lo vedremo in un'altra video reaction, e lei invece è proprio buttata sul mondo televisivo. Quindi anche dal punto di vista di audizioni, contratti di lavoro, casting, sono due realtà completamente diverse, quindi probabilmente il loro vissuto personale le porta proprio ad avere queste due sfaccettature contrapposte, che però forse potrebbero essere nella stessa anima di un insegnante.
Lo vedremo in un'altra live reaction. Andiamo adesso a vedere lei insieme a Heather Parisi, che è americana ma naturalizzata italiana, ed erano un po' due rivali negli anni 80. Andiamo a vederle. Anche Heather Parisi ha una formazione classica e poi va in TV. Che dire, energia, vivacità, è super, super powerful questa loro coreografia, questa loro rappresentazione. Peraltro, notiamo che cosa? Alcuni elementi tecnici, perché ad un certo punto fa un gran bel grand jeté, gambe altissime, veramente, aveva una flessibilità pazzesca, sempre linee molto belle, anche Heather Parisi. Chapeau, veramente entrambe molto belle, mi piacciono molto insieme, devo dire. E, quindi, come dicevo prima, si nota proprio la base, ma si nota anche proprio questa commistione di stili e il forte beat che vi dicevo prima. Voglio farvi rivedere un secondo proprio il suo grand jeté. Un grand jeté più tipo ginnasta, perché nella danza tutte e due le gambe si aprono e sono belle nella stessa linea. Nel suo caso aveva la gamba davanti molto molto aperta e quella dietro un po' più bassa, però comunque ha un'apertura fantastica. Certo, non è contemplato super andeor, queste cose, perché non è quel tipo di danza, ecco, però pensate comunque negli anni 80 a una cosa del genere, era veramente pazzesca. Per cui è stata anche la più amata dagli italiani per tantissimo tempo, quindi comunque una figura che dal punto di vista culturale italiano comunque è da conoscere se si è nel mondo dell'arte, insomma, della televisione soprattutto. Andiamo adesso a vedere Papa Don't Preach di Madonna, sempre interpretato da lei. Vi lascio intanto scorrere il video perché voglio proprio farvi notare, come vi dicevo prima, la commistione di diversi stili di danza, come per esempio l'hip hop o il jazz. E qui volevo un attimo dirvi due parole rispetto a questi due stili di danza. Per quanto riguarda l'hip hop, è una fusion dance che combina diversi stili per creare poi un'estetica nuova: il popping, il locking, il breaking, il jazz, ma anche il ballet, quindi la danza classica, che ci crediate o no, e il tip tap. Quindi nell'hip hop c'è tutto questo.
E un altro stile importante invece è il jazz. Pensate che si possono trovare delle tracce di questo stile già nel 1600. In che cosa? In rituali africani, delle danze celebratorie. E da che cosa è caratterizzato questo stile appunto del 1600? Da improvvisazione e poliritmo. Si struttura poi più come lo conosciamo noi nel 1900 in America, quindi negli USA, e contiene ragtime moves, Charleston, mambo. Lindy Hop, quindi è tutto veramente una commistione di tanti tanti diversi stili. Poi, come l'hip hop, anche il jazz va a svilupparsi, ramificarsi in diverse tipi di performance: Broadway, dramatic jazz, eccetera. Riguarda i due coreografi più importanti, più famosi di questa disciplina, abbiamo Bob Fosse e Jerome Robbins. Andiamo a vedere un piccolo pezzo di Bob Fosse perché è veramente incredibile, a me piace tantissimo, e così potete vedere alcuni passi che poi lei riprende nelle sue coreografie, che poi sono appunto ripresi anche a volte anche da Beyoncé, insomma da tutti i grandi che poi hanno continuato e soprattutto hanno fatto riemergere la dance pop, perché poi si era un attimo diciamo perso come stile e poi si è ritrovato successivamente. Andiamo a vedere subito Bob Fosse. Voglio mettere un focus sulle mani, concentratevi sulle mani. Perché vi dico questo? Perché i tratti caratteristici dello stile di Bob Fosse sono i giri sulle ginocchia e quelle che sono chiamate jazz hands, quindi le mani del jazz, che sono quelle tipiche. E lui lavora tantissimo con le mani e quindi proprio guardate nelle sue coreografie quanta importanza hanno le mani. Lui appunto è uno dei grandi che ha appunto lavorato sul jazz e ha sviluppato le coreografie veramente veramente particolari. A me piace tantissimo, credo che sia divertente, molto caratteristico, particolare, mi piace davvero tantissimo. Adesso voglio farvi vedere Jerome Robbins. Jerome Robbins è particolarmente famoso soprattutto anche nel mondo della danza classica, comunque contemporanea e moderna, perché ha lavorato tantissimo anche con ballerini che avevano un background classico, moderno. Voglio farvi vedere Glass Pieces, un pezzo super affascinante, e poi voglio farvi vedere in ultimo un piccolo documentario che ci racconta Jerome Robbins attraverso le sue parole. Lui ha creato West Side Story, che è un musical famosissimo ed era molto molto famoso e considerato a Broadway, e questo documentario appunto ci racconta tramite le sue parole, tramite fotografie, tramite i suoi spettacoli, un po' la sua vita e il suo stile. Ma iniziamo con Glass Pieces. Thank you.
affascinante. Come vedete, anche Balanchine, come lui, hanno tutte queste linee molto molto lunghe. Hanno l'utilizzo del parallelo, l'utilizzo delle braccia in un modo particolare, anche della dinamica. È uno stile proprio a sé e a me piace veramente veramente tantissimo. Vi faccio solo un attimo rivedere proprio questo stile, questa lunghezza che utilizza. Non vi sembrano altissimi tutti loro, altissimi, magrissimi, tutti come delle proiezioni quasi, no? Come se si allungassero. Molto interessante tutto questo uso di attitudine di arabesco, con tutte linee molto lunghe, giri un po' particolari, non troppo classici, e anche molto partnering sicuramente, che dà anche leggerezza. Molto bello, lavorano tanto sulle diagonali, su queste linee, questa geometria appunto caratterizzata dalle diagonali. La dinamica e la musica anche molto molto diversa. A me piacciono tantissimo queste coreografie, mi affascinano sempre particolarmente. Adesso voglio passare a farvi vedere il documentario. To a choreographer, an empty stage or an empty rehearsal floor where you begin is a rather awesome place, because it's where you begin, where you put your first mark down, where you take your first step. And it's sort of like a painter deciding where to put the first line down on a canvas. It's thrilling. If I know the music, if I have some sense of the sound of the music, and I know what's going on, when I'm doing a work that's already written, I study the score and for months and months prior to the time of actually working on the piece, I play the music constantly. From the moment I get up, from the moment I go to... Racconta che per lui è molto importante conoscere l'origine del suo lavoro, ma soprattutto lavorare con la musica. Se una partitura è già stata scritta per una coreografia a cui deve lavorare, l'ascolta, la riascolta tantissime volte per riuscire proprio a scrivere qualcosa sulla musica. This isn't the question of having them improvise at all. What my instinct as a choreographer is, I will try some steps on them, see how their bodies go, see how their movements go. I don't like to give anything which is awkward or uncomfortable to the dancer. I will give things which is technically demanding. I think when people say, boy, you're a slave driver, lui racconta di voler costruire una coreografia che ha bene in mente, ma poi darla ai corpi dei ballerini e a quel punto capire come possa renderla confortevole per loro, come possa renderla comoda, per così dire, ai loro corpi, e però che sia comunque una challenge, che non sia una cosa semplice, ma che sia una challenge, una sfida per il danzatore. Of all the highest arts, music, words, singing, dancing, painting, color, lights, theatrical effects, all toward something serious, not toward just having fun in the theater. Molto interessante, ci dice che il musical secondo lui racchiude tutte le forme d'arte più belle, la pittura, la danza, il canto, tutto. E ci racconta appunto che è tutto costruito per fare qualcosa di serio, non per fare qualcosa di effimero e di superficiale. I enjoy making ballets. I like to see bodies in movement in time and in space, and to see the relationships between them, to see what happens between people together. And there's a joy to me to be able to build something, to be able to create something, starting from the empty volume of a room or a stage. La cosa che racconta è che a lui piace costruire qualcosa in uno spazio vuoto, vedere come i corpi reagiscono, vedere dei corpi che si muovono in uno spazio, che si muovono nella musica, e riuscire a creare tutto questo da il vuoto, dal niente, da una stanza vuota. E gli piace vedere quali reazioni scaturisce la sua coreografia e quali azioni vengono appunto emergono dal lavoro che compone, dalla coreografia che poi compone. Vi consiglio di guardare assolutamente questo documentario. Io tutte le fonti le metto in descrizione, se siete interessati è molto molto interessante ascoltarlo, proprio è bellissimo davvero.
Io spero che vi sia piaciuto quello che vi ho proposto. Partendo dalla Cuccarini siamo approdati all'hip hop e al jazz. Nelle prossime reaction vi parlerò anche della Celentano e diciamo della relazione che c'è tra questa coppia di insegnanti. Io vi ringrazio infinitamente e vi mando un bacio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ci vediamo prestissimo.